Esatto. No, sono andata che c'era una conferenza stampa dei mondiali che ci saranno a novembre, dal 7 al 12 novembre a Roma, ed è molto importante, molto molto molto, anche perché il sogno di ogni atleta, quando eravamo a Rio c'era il tifo di un sacco di gente, però non conoscevamo nessuno di loro, essendo brasiliani quasi tutti altri o di altre nazionalità. C'era la nostra famiglia ovviamente, però la cosa che vorresti di più quando fai una gara è avere tutti i tuoi amici là. E quindi l'occasione di avere un mondiale a Roma è una cosa pazzesca, cioè non vedo l'ora di girarmi e vedere che sono tutti i miei amici. Anche perché ti rifai al 1960, Roma 60, all'inizio delle Paralimpiadi. Esatto, la primissima vera Paralimpiade è stata fatta a Roma nel 60, quindi è stato un fisioterapista romano che ha portato ha deciso questa cosa qua, ed è stato un bel passo avanti nella storia. Purtroppo adesso non avremo Roma 2024 e noi come atleti siamo tristissimi e abbiamo pianto tutti tanto, però comunque non ci lasciamo battere dal fatto che comunque lo sport può fare tanto, lo sport paralimpico può fare tantissimo per l'Italia, anche semplicemente per portare avanti tutto il concetto dell'accessibilità, che è cosa che facciamo anche qui in questa spiaggia, perché questa sarà una spiaggia accessibile. 5.000 euro per Art for Sport, per il momento non ancora incassabili, ma insomma si spera che la giunta la facciano in fretta. Esatto, noi intanto andiamo a prescrivere le carrozzine e le protesi e poi vedremo. Prossima conduttrice TV anche? Sì, uscirà questo programma che si chiama La vita è una figata, tra l'altro, e non so quando e non so dove. L'ultima volta che l'ho detto poi ero cambiato, quindi non dirò dove. Penso, verso settembre-ottobre sono sicura. Io mi sono divertita tanto. Racconto alcune storie di alcuni ragazzi che fanno tipo le Paralimpiadi tutti i giorni, che può essere Olimpiadi e Paralimpiadi in effetti, perché non sono tutti disabili. C'è un ragazzo dell'associazione in ogni storia, diciamo, in ogni puntata. Saranno 6 puntate a 50 minuti, quindi sarà bello, divertito. Io mi sono divertita tantissimo. Ma basta venire a un evento del genere, vedi un sacco di bambini tutti gasati. Io ho visto un bimbo che ha una maschera da farmi firmare, penso sia l'emozione più bella. Oggi tanti enti hanno dimostrato il loro impegno con il tuo nome, cioè è importante vedere come possa servire il tuo esempio per portare avanti progetti di turismo solidale. Diciamo che ci stiamo impegnando tanto, che giro tanto, mi impegno tanto, però tutto ciò che facciamo ci ridà molto di più di quello che diamo noi, quindi mi sento veramente fortunata e vorrei solo dire grazie a tutti quanti. Tu mostri sempre il tuo sorriso, ci sono momenti nella tua vita che sono di difficoltà? Beh, non mi vedi la mattina presto. No, vabbè, c'è sempre il momento giù, ma io sono una persona normalissima, tutti dicono, c'è sempre il sorriso e tutto quanto. Anch'io c'ho i miei momenti in cui mi arrabbio, ma come tutte le persone normali, giustamente. Poi mi rendo conto che devo andare ad un evento, magari devo muovermi ad uscire di casa perché devo andare ad un evento, e pensi a quante persone ci sono e quante persone magari sono lì, che magari hanno un cugino, un fratello, conosceranno qualcuno che fa sport, cioè che a paralimpico ancora non fa sport, e io ho la possibilità di dirgli, svegliati, vai a fare sport. Quindi penso sia un grande potere e bisogna saperlo, insomma, gestire al meglio. Oggi ti sei fatto accompagnare in moto, quando è che la guiderai tu? Sai che ci ho provato prima, solo che a parte che non ho la patente, ho bocciato la teoria due volte e mi vergogno tantissimo, infatti il mio allenatore, che è poliziotto, io sono anche poliziotta, mi ha sgridato un sacco, però no, non ho avuto tempo per studiare, lo ammetto, ragazzi, se non studiate non la passate la patente, ve lo dico io.